World Radio Day. World Radio Day. C'è una frase, un luogo comune, che per me è un luogo comune, che è: i giovani non salgono la radio, i giovani non vogliono fare la radio. Parlo per la mia esperienza, negli ultimi 3 anni radio speaker io avrò formato credo una centinaio di ragazzi, siamo in 6 insegnanti, parlando solo di radio speaker tra Milano e Roma. Secondo me la passione per la radio invece è molto grande e sempre sempre maggiore. A dimostrare questo ora abbiamo degli esponenti, sia giovani che lavorano in alcune radio importanti, sia di radio che hanno un occhio importante verso la gioventù e verso i ragazzi, sia anche poi della radio che legano la gioventù e l'università a quello che è appunto la sua mission. Partiamo salutando e chiamiamo Simone Palmieri, Diego Zappone di RTL 102.5, Marco Raff. World Radio Day. World Radio Day. Chiamo anche, perché facciamo un po' gruppone, Marco e Raff di Radio Kiss Kiss. Ciao. Ciao, ciao, piacere. Buongiorno, buongiorno. Ciao a tutti. Poi è ciao. Con noi anche Fabio Marelli di Disco Radio, che sono molto felice di ritrovare. Giovani, ecco, giovanissimi. E ancora Carlo Paller, presidente di Raduni, a cui facciamo un grosso applauso. E poi la professoressa Gravilla, professoressa responsabile scientifica di Radio Sapienza. Un applauso ai nostri ospiti, grazie. Eccoci. Ciao a tutti. Allora, saluto, eccoli qua, Marco e Raff che sono collegati. Ragazzi, tutto bene? 5 sì. Cellulari nella tuta gol, baby, non richiamerò. Abbiamo solo questione la testa dopo Sanremo. Bene, devo dire che insomma, il morale è alto in collegamento, insomma, ovviamente da Napoli, dove sono appunto in diretta. Allora, partiamo da Simo. Simone, hai fatto un percorso di stage, sì, radio locale, network. È stato molto veloce, ma ricco di gavetta. Ti chiedo, quella gavetta lì, quanto ti è servita e quanto ti serve poi ogni giorno? Ma mi serve ogni giorno, è fondamentale. Allora, vorrei dirvi subito che oggi ho rischiato di non essere qui, perché grazie alla gavetta ieri mi sono dimenticato il microfono aperto su RTL 102.5. Quindi è stato, ho detto, domani c'ho l'intervento. Calci fuori. Ottimo, no. Beh, però, delle cose gravi che potevi dire, forse è quella che è andata meglio. esatto. No, però a prescindere da questo, la gavetta mi è servita molto, come dici tu, è stato un percorso che è iniziato ormai 8 anni fa, io ho iniziato a 20 anni, ho iniziato facendo un percorso di formazione come quello di radio speaker, per intenderci. Poi ho iniziato a fare le web radio, ho fatto Silver Music Radio e ne ho fatte altre, ho fatto anche radio popolare, per esempio, che in realtà non è una web radio, non è FM, certo, molto presente a Milano e in Lombardia e non solo. E poi vedevo qui, e lo saluto, c'è Stefano Sani che è stato il mio direttore artistico di Viva FM per 3 mesi, e la gavetta è stata fondamentale da loro e anche prima, più che altro per poi approcciare a Radio Z, RTL 102.5, soprattutto nei momenti di difficoltà. Cioè, se tu durante la tua gavetta e durante le radio più o meno piccole che siano impari davvero a uscirne vivo da qualsiasi momento di difficoltà, dai microfoni aperti, quelli li tieni ancora, i microfoni aperti, ma non solo, poi quella cosa lì, arrivi con tutto quel bagaglio culturale di formazione per poter affrontare un network e le responsabilità che poi ti richiede un network. Certo. Senti, Diego, non dirò che tu hai curato le coreografie del Pulcino Bio per ovvi motivi. È la prima cosa che dovevi dire. Senti, sei stato uno dei protagonisti di RDS Academy, insomma, cosa che, sì, che ci lega. Hai lavorato in alcune radio locali, poi il network, RTL. Sì. Tu hai la tendenza e la passione di parlare molto di te, del tuo percorso personale, anche in radio. Ecco, sì, in una radio, le radio che sono divise tra personality e stationality, sì, RTL è più stationality, certo, però certo, quanto è importante mettere del proprio, cioè far sì che domani l'ascoltatore dica: ah sì, lui è quello che ieri mi ha detto che anch'io, cioè creare quell'empatia lì. Beh, la radio è un'estensione della nostra personalità, del nostro carattere. Io poi credo che più andiamo avanti negli anni, meno conti la tecnica, no? C'è un certo tipo di tecnica che va mantenuta, ma alla fine ci piace una persona che ci lascia qualcosa, che può derivare dalla propria esperienza e che riesce a mettersi nei panni di chi ascolta, ed è difficile questo, no? Quindi che mischia l'intrattenimento, ma anche appunto la tecnica, la capacità di interagire, di dare qualcosa di proprio. Io penso che poi la radio sia anche quello, no? Essendo un mezzo di comunicazione, devi aver vissuto, quando l'artista, il cantante dice: io devo viaggiare, devo vivere per scrivere, è vero? Altrimenti che cosa, certo, porti di te stesso, no? Ecco, forse la grande sfida, soprattutto per chi lavora nelle radio di flusso, anche se ormai possiamo dire che sono dei ibridi, non sono più radio di flusso, è riuscire nel poco tempo, in una radio stationary dove il logo è molto forte, certo, certo, mettere un po' di se stessi.
è veramente molto complicato. Molto difficile, però anche lì la passione ti porta a fare tutto, ti abitui in realtà, no? E diventa anche quella una parte di te, del tuo modo di lavorare. La personalità oggi è fondamentale, non oggi, forse da sempre, ma negli ultimi anni sempre di più, grazie ai social, diciamo, per emergere o comunque per lasciare il segno devi averne abbastanza, ma devi essere fedele a te stesso. Cioè, personalità non vuol dire improvvisare una persona che è simpatica. Sei te stesso nella serietà, nella simpatia, nell'intrattenimento, ma soprattutto nella tua storia. Certo. E come ti senti di dire una notizia, di raccontarla in base al tuo vissuto? È vero, e Simone lo sa, abbiamo lavorato insieme tanti anni, metto sempre qualcosa di mio per identificare poi l'ascoltatore. Si parla, uno dice, ah, sei ego riferito. No, non è vero, dipende da come lo dici. Se io ti dico in un modo una cosa, facendo emergere il mio ego, è un conto, sempre il modo. Certo. Se invece vuoi raccontare un'esperienza, magari avvicinando l'ascoltatore che si sente un po' chiamato in causa, forse ti attacca un po' di più alla radio, no? Guarda, ci sono dei ragazzi che ho formato, dico sempre, quando scatta il click dell'empatia, del caspita ma anche a me, oppure caspita a me mai, però vuol dire che hai fatto centro, rimani impresso. Esatto. Io in 4 anni ho lavorato con Diego, ho imparato a fare le pulizie grazie alla diretta, ai racconti e agli aneddoti di Diego. Vedi, vedi, altro cioè, che tutorial su YouTube. Cioè, da dove parti? Dallo Swiffer? Cioè, è stato, guarda, allucinante. Sono cose importanti. Senti, prima Diego ha citato i social, mi collego con Radio Kiss Kiss, con Marco e Raff. Me li fai vedere? Mi sentite? Mi sentite? Noi sì, voi? Noi sì, voi? Allora, io volevo un attimo salutare Umberto e Damiano di Radio DJ che sono lì, perché si stava un attimo scambiando dei messaggi, so che sono lì e quindi stanno ascoltando tutto, quindi li volevo salutare, ci tenevo. Ragazzi, organizziamo un caffè perché ci rimarrà un po' di vabbè, tempo. Vabbè, ma non c'è bisogno di sfruttare Radio Speaker. È importante utilizzare Radio Speaker anche per vedersi. Filippo, scusaci se prendiamo un attimo parte a questo discorso, volevamo capire, visto che siamo negli studi di Napoli di Radio Kiss Kiss, se la gente c'è, se la gente c'è può fare un applauso, perché da qui non abbiamo un attimo... La percezione! Perfetto. Sono vivi, no? Perché pensavamo fossero morti a un certo punto, perché non sentivamo nulla. Ciao a tutti. C'era venuta quella cosa. Ciao a tutti, buongiorno, buon pomeriggio. Vai Filippo, siamo tuoi. Qua la gente c'è, la vostra connessione un po' meno, un po' va, un po' viene, ma riusciamo comunque a portarla a casa. Volevo chiedervi, voi siete molto presenti sui social. Vi chiedo quanto sfruttate i social per la diretta e di contro quanto sfruttate la diretta per i vostri social. Un po' marzulliana la domanda, perdonatemi. Non l'ho capita, infatti, dico la verità. Si è capito. Allora, no, un po' la usiamo, perché secondo noi è giusto, no, che la radio entri un po' nei nostri social e che i nostri social entrino un po' nella radio, quindi cerchiamo di fare sempre uno scambio e una connessione di cose, anche perché spesso la gente ci scrive vi seguo alla radio e tanti altri invece ci dicono vi seguiamo sui social, che bello, fate anche un programma in radio, quindi noi cerchiamo un po' di combinare le cose. Secondo me bisogna utilizzare la radio come si è sempre utilizzata, no? Bisogna dare le notizie, bisogna utilizzare questo media, bisogna far capire alle persone chi sei attraverso la radio, e sui social creare un percorso diverso, almeno noi sui social facciamo cose completamente diverse dalla radio. Per questo poi cerchiamo di unire i mondi. Ecco, questo è fondamentale anche per i direttori editori, perché all'inizio il fatto di unire diretta ai social faceva paura, ora invece è diventato quasi fondamentale. A proposito di radio, che hanno sempre un occhio attento verso i giovani, lo è Kiss Kiss, che peraltro, ragazzi, vi faccio i complimenti perché avete avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, c'è anche Basta, perché sennò no, sto scherzando. Ma l'hai vista casa Kiss Kiss a Sanremo? L'hai visto la struttura di 400 metri quadrati che abbiamo fatto? Ho visto, bella quella di RS di più. E andiamo avanti invece. Che stronzo! Oh, chiudi subito. Venduto! Ragazzi, mi pagano il mutuo, portate pazienza. Hai ragione. Arriva anche il nostro general manager, quindi capitemi. E invece mi sposto a proposito del gruppo RDS, di cui fa parte anche Disco Radio, c'è cioè con noi Fabio Marelli. Fabio, sono felice di ritrovarti. Ciao a tutti. Ciao. Ma possiamo metterci un po' più vicini? Perché loro sono fuori. Venite. Così almeno state. Allora, Fabio, parlo qui. Due cose. Eccomi. Sei tra quelli che ha ricevuto più applausi, perché Disco Radio, pur essendo una radio, permettimi, regionale, è una radio che su Milano è percepita come un network ed è un faro per i giovani, e quelli che erano giovani quando hanno iniziato ad ascoltare Disco Radio veramente da sempre. Qual è quella chiave lì per poter essere attrattivi verso un pubblico che cambia e soprattutto un pubblico nuovo? Beh, allora, io sono cresciuto ascoltando la radio e ascoltando anche Disco Radio, quindi
il fatto poi di lavorare in una radio che ho sempre sentito quando ero piccolo mi ha permesso probabilmente di restare connesso con quel mondo lì. Quindi ho un po' portato il mio mondo di quando avevo 20 anni anche adesso che ne ho un po' di più. 25, quindi io vi ringrazio per avermi messo nel blocco dei giovani, ma insomma ne faccio 46 quest'anno. E quindi ecco, si parla ai giovani che erano giovani negli anni 90 e Disco Radio è stata, se possibile, ancora più forte, insomma, è un riferimento insieme ad altre radio, ma soprattutto per il settore d'est, il genere d'est era veramente un faro. E quindi teniamo compagnia a chi era giovane negli anni 90, adesso lo è un po' meno, e chi magari attraverso i genitori, che adesso sono un po' più grandicelli, e trasmettono la loro passione, magari anche per la musica d'est, che secondo me... noi cerchiamo sempre di trasmettere attraverso la nostra musica il divertimento, poi è questa secondo me la linfa fondamentale, e probabilmente trasmettono anche questa energia, questa carica, questa passione ai loro figli. Ricordiamoci che adesso i giovani ovviamente fruiscono la radio in maniera diversa, però il fatto che riusciamo a portarci dietro gli ex giovani che parlano magari ai loro figli, per noi è un plus, sicuramente ci rivolgiamo a una platea sicuramente più eterogenea. Ma anche perché la musica dance, Gigi D'Agostino a Sanremo, è una dimostrazione riesce a essere trasversale. Negli ultimi anni quei pezzi là che noi ballavamo in discoteca vestiti da tamarri ora sono amatissimi da 15 anni, 16 anni, cosa che è anche un gran plus per le radio dance. M2O ha avuto un botto d'ascolti come Disco Radio, anche Radio Peter Pan, che è la radio dove sono cresciuto, quindi questo far capire che alla fine... come le mode c'è sempre un grande ritorno e la musica dance riesce sempre ad essere attuale. Sì, è divertente, insomma, è quello che si vuole, è l'alleggerimento che poi io credo, quando al di là di magari chi voglia approfondire dei temi può ascoltare una radio come, non so, Radio 24, che chi ascolta Disco Radio vuole staccare. Certo, e quindi il poporopo non passa mai. Tu sai qualcosa, no? Sì, 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 più di qualcosa. Invece chiamo qua con me Carlo Paller, che è il presidente di Raduni. Raduni è qualcosa di davvero importante per la formazione dei ragazzi, perché vede protagoniste le radio universitarie. Ci fai una fotografia del lavoro importante che fate? Benvenuto, ovviamente. Grazie a voi. Intanto le radio universitarie sono circa 37 in tutta Italia, coinvolgono circa 400 studenti universitari e sono dei grandi laboratori per i giovani. Laboratori nel senso che possono permettere ai ragazzi di conoscere da più vicino il media, appunto la radio, ma anche sviluppare competenze che sono appunto quelle legate al podcast, all'editing, ad avvicinarsi un po' ai social. E all'interno della radio sono usciti tantissimi ragazzi, basti pensare a Elisabetta Sacchi, RDS, so oppure... qualcosa. Sono anche altri nomi su M2O, Stefania Tringali, Riccardo Poli, insomma diversi studenti che partono dalle radio universitarie per poi arrivare alle radio più grandi in FM. Questo perché? Perché in realtà le radio oggi ci permettono, le radio universitarie, di sperimentare il media. Quello che facevano prima le radio locali oggi è molto più complicato e difficile, viene supplito appunto dalle radio universitarie. Ecco, questo è fondamentale perché, ripeto, formando ragazzi la difficoltà è: ok, ma adesso come inizio? Voi date... un inizio e soprattutto lo fate legando anche la formazione, quindi chiamo anche la Filippo di Radio. Sì, Filippo, possiamo aggiungere a questo intervento che noi siamo partiti proprio dalla radio universitaria, quindi è bello anche questa testimonianza, cioè che io e Raffa abbiamo iniziato un percorso insieme radiofonico proprio dalla radio universitaria, il suor Orsola, che si trova a Napoli. Poi da lì abbiamo capito che è meglio fare OnlyFans, che si faccia di più. Per favore, una cosa se no, veramente siamo partiti dalla radio universitaria, che ci è servita per darci le basi, capire il mezzo, insomma farci anche appassionare. No, no, questo è importante. Comunque vi seguo anche su OnlyFans, $5 secondo me sono un po' troppi per l'abbonamento. Comunque, alla professoressa Gravilla di Radio Sapienza, quanto è importante riuscire a unire un modo di comunicazione così trasversale come la radio a quello che è il mondo universitario, con le sue sfaccettature e anche le sue difficoltà? È un modo anche per poter far parlare questi ragazzi, poter comunicare quello che hanno dentro in un percorso. Allora, così. Intanto... la radio fa bene all'università, l'università fa bene alla radio. Direi che appunto sono due dimensioni che, se si incontrano e trovano un'armonia, veramente il risultato è ottimale. Come veniva detto prima in relazione alla radio del Sor Orsola, io coordino e ho inventato in qualche modo Radio Sapienza, quindi la radio della Sapienza, che quest'anno ospiterà anche il Festival delle Radio Universitarie a maggio, per cui siete tutti invitati e tutte invitati a partecipare. Al FRU è chiaro che siamo nell'universo giovanile, un universo giovanile
pieno di fragilità alla fine, quali fragilità si possono superare anche grazie alle radio e alla radio, al fare radio. La radio aiuta i nostri ragazzi a imparare a superare le proprie timidezze, le radio aiutano i nostri ragazzi ad affrontare il mondo del lavoro, anche coloro che arrivano a non fare radio. Noi per Radio Sapienza abbiamo visto passare centinaia di ragazzi e ragazze, molti di loro lavorano attualmente nelle radio universitarie, ma molti fanno anche altro, hanno ruoli dirigenziali appunto, diciamo, all'interno di tante aziende, tante istituzioni. Però dovrei dire che dalla radio, dal fare radio, hanno imparato a parlare, hanno imparato a rispettare i tempi, a rispettare il ritmo, a rispettare gli altri, perché prima si diceva la radio è anche uno strumento di empatia, la radio ti educa all'ascolto, cosa che non è indifferente in un mondo che non ascolta più. Quindi ecco, diciamo, direi che dalla radio tutti avrebbero molto da imparare, l'unione perfetta tra quelle che sono le esigenze dei giovani, dei ragazzi che spesso sono stati fuori dal mainstream, anche del mainstream mediale, appunto, e che finalmente vengono in qualche modo assunti all'interno di una realtà che li considera, che li ascolta e che li dà anche voce. Non è un caso che qui in questa sede, che appunto vede un'organizzazione perfetta, mi complimento con gli organizzatori e con voi, ci siamo tantissimi giovani, quindi grazie. Prof al volo, quoto ogni parola che dice, dico sempre anche ai ragazzi che fanno formazione, se poi non farete la radio, quello che imparate qua vi servirà sempre. Ci sono anche tantissimi direttori, marketing di aziende che provano a fare la radio proprio per imparare ad ascoltare. Ricordiamo l'appuntamento per il FRU, le date? Le date sono la conferenza stampa il 15 all'interno dello Spazio Europa, dedicata anche ad Antonio Megalizzi, che tutti appunto sappiamo chi è, 16, 17, 18 maggio appunto presso Sapienza Università di Roma. E non soltanto la festa delle radio universitarie, ma è la festa della radio e delle radio in un anno importante come questo, rievoco i 100 anni di radio in Italia. Quindi ribadisco, siete tutti e tutte invitate, tutte le radio presenti in questa sede. E allora ci vediamo lì, facciamo un applauso a tutti i nostri ospiti: Simone Palmieri, Diego Zappone, Marco Erasco da Napoli, Fabio Marelli, Carlo Paler, la professoressa Gravilla. Grazie mille. World Radio Day. World Radio Day